Buonasera e bentornati a TG2 Storie. Francesco Sollazzo, ex detenuto per spaccio di droga a Scampia, alle scuole medie era compagno di banco di Rosario Esposito La Rossa, scrittore, editore, noto per la sua attività di impegno sociale nel quartiere. Un giorno i due si sono rivisti nel carcere di Vasto, dove Rosario presentava un libro e Francesco scontava la sua pena. Da quell'incontro è nato subito un rapporto epistolare e adesso che Francesco è di nuovo libero, giocano insieme a calcio nella squadra dell'oratorio e si danno da fare alla Scugnizzeria, una libreria da poco aperta a Scampia. Il nostro inviato Luigi Carbone. Quando mi svegliavo e dovevo scendere per andare a sparare, a spacciare, pensavo sempre che era l'ultima volta, pensavo sempre chissà se la sera, ritornavo a casa, se la sera incontravo un altro rotto, lo sguardo stanco di mia mamma, che non ha mai condiviso la mia vita e ha sempre lottato per il mio cambiamento. Uno pensa sempre che la camorra è una strada parallela alla tua, che se uno si fa i fatti propri in realtà si può vivere tranquillamente. Poi a un certo punto queste strade si intrecciano e non si torna più indietro. Ci sono vite che si incrociano, percorrono passi intensi insieme, poi si separano e scorrono parallele, destinate all'apparenza a non incontrarsi più. Francesco Sollazzo e Rosario La Rossa condividono i cortili dell'infanzia in un luogo difficile, la Scampia delle piazze di spaccio affollate di tossici degli anni 90 e dei primi anni del nuovo millennio, e un banco in terza media alla scuola Pertini. Rosario è studioso e molto forte a calcio, Francesco un bullo, intelligente. In terza media sono stato bocciato e la nostra professoressa Lucarelli decise di dargli l'incarico a lui e gli disse: senti, tu devi aiutare a Francesco a prendere la terza media. È una parola, ho pensato. Era un ragazzo, tra virgolette, difficile anche averci a che fare perché diciamo pestava gli altri ragazzi, quindi io mi sono sentito un incarico addosso difficile da fare. Da quando siamo stati vicino nello stesso banco, lui comunque mi ha trasmesso molto. Mi ha trasmesso tanto. Tutti i miei amici che magari dicevano: oh, devi chiedere la terza media, sei un nervo Rosario, mi sei andato in un buon guaglione. Questa cosa mi urtava un po'. Tutto sommato lui era anche bravo a studiare, se non sbaglio sono promosso con buono, quindi nemmeno col minimo dei voti. Dopo la scuola io frequentavo magari altre amicizie, altri ragazzi che come me, che magari avevano una storia difficile, diciamo. A fine anno scolastico le loro strade si separano. Francesco inizia a spacciare a 15 anni, finisce due volte nell'istituto minorile di Nisida, poi maggiorenne in carcere, dentro e fuori, senza alcun anelito a ravvedersi. Fa parte dell'anima nera di Scampia, un inferno di droga e sangue, oltre 80 morti tra il 2004 e il 2005 in una serie interminabile di omicidi per il controllo del più grande mercato di stupefacenti d'Europa. Una guerra che il 6 novembre del 2004 irrompe anche nella vita pulita e tranquilla di Rosario. Durante un raid viene ucciso il cugino 25enne Antonio Landieri. Questo assassinio segna la vita di Rosario, che decide di impegnarsi per un cambiamento concreto nel quartiere. Antonio era un ragazzo come tanti del quartiere che amava il calcio ma non poteva giocare, allora giocava a biliardino, per questo c'è questo oggetto qui alla Scugnizzeria. Fonda l'associazione Vodisca, Voci di Scampia, con la quale coinvolge centinaia di ragazzi in laboratori teatrali, seminari, fattorie didattiche. Rileva le case editrici Marotta e Cafiero e Coppola e con la prima pubblica oltre 90 titoli di impegno sociale e civile. Viene nominato Cavaliere della Repubblica per il suo impegno e la sua lungimiranza. Scrive racconti e romanzi, apre la Scugnizzeria, una piazza di spaccio di libri e cultura, come si diverte a definirla. Noi abbiamo aperto questa libreria ed oggi per comprare un libro non c'è più bisogno di fare 10 chilometri, 8 fermate della metro. Francesco intanto gira i penitenziari di mezza Italia, condannato, di nuovo, questa volta a 10 anni per spaccio. Durante la detenzione nel carcere di Vasto decide di andare ad ascoltare le parole di uno scrittore di Scampia invitato a presentare il suo romanzo nell'istituto. Io non sapevo che era lui. Faccio questa domandina ed entro in questo teatro. Entro in questo teatro,
e vedo Rosario, il mio amico d'infanzia, vedo io nei momenti più sani della mia vita. E vedere lui per me è stato un motivo, cioè mi ha spronato a continuare a fare quello che stavo facendo, però il fatto che io a un certo punto tornavo a casa e vedevo queste sbarre d'acciaio davanti a lui mi ha fatto capire molto che gran parte del nostro lavoro lo dovevamo anche indirizzare verso le seconde chance. Le nostre vite si incrociavano, io che pagavo una condanna per... e lui che raccontava la Scampia che stava cambiando. È stato un momento favoloso per me, è stato quell'input di dire no, non sono morto ancora, cioè la mia vita non è morta qui, non può finire così. Un dramma c'è dammi sciamana, si stamma vicina, putim parla. Dopo aver finito di scontare la pena lo scorso 29 novembre, il tentativo di riscatto per Francesco passa ora da diverse attività. Nei 2 anni in cui è stato ai domiciliari ha ottenuto permessi speciali per allenarsi, giocare e svolgere il ruolo di mental coach nel Don Guanella, squadra dell'oratorio che gioca nel campionato di promozione fondata nel 1996 dal prete anticamorra Don Aniello Manganiello. C'è poi la passione per la musica che lo ha portato a diventare speaker radiofonico, un modo per parlare a chi è solo di canzoni e redenzione. Quando ci arrivano dei messaggi e ci dicono che ci aspettano, che noi gli facciamo compagnia, che loro stanno bene con noi, questo a me mi riempie il cuore di gioia, perché penso che ognuno non si ribella allo stesso modo e magari si chiude in se stesso, e io so che spronandoli la mattina loro comunque trovano il coraggio di mandare una fotografia, un messaggio vocale cantando pure, so che loro hanno fatto un grande passo, e io questo è quello che mi porta a casa sempre, è quello che mi fa stare bene. E parlando chi ha sbagliato sa fa perduna. A me piace molto cucinare, a me mi piacerebbe aprire un ristorante, una pizzeria, un luogo di aggregazione, di vivere, di lavorare, di stare qui, di cucinare e di ascoltare la musica. Perché voto silenzio.